Oggi vi mostro l'allenamento che andrò a fare. Non ci sono esercizi impossibili, sono tutti esercizi di base per andare a lavorare sulle braccia, quindi tricipiti e bicipiti. La maggior parte di questi esercizi vanno a coinvolgere più gruppi muscolari, ovviamente, come molti degli esercizi che vengono fatti a corpo libero, però comunque il tricipite viene comunque stressato. Il video di oggi sarà un misto tra vlog e tutorial, non saprei in realtà, perché non mi focalizzerò sui dettagli, sulle spiegazioni, ma vi darò solo le indicazioni di base. Prima di iniziare però vi ricordo di iscrivervi al canale, perché per me è un aiuto importantissimo e vi ci vogliono solo 3 secondi per andare a cliccare sul tasto iscriviti. A voi non costa nulla. Iniziamo con una super serie: dips e diamond push-ups. Andrò a fare 3-4 serie e le ripetizioni staranno intorno alle 10-12 per esercizio, però ovviamente se voi state a un livello avanzato potete aumentare tranquillamente a fare anche 15 ripetizioni per esercizio, o potete diminuire tranquillamente se siete alle prime armi, quindi 6-8 ripetizioni per esercizio vanno più che bene. Prima serie andata, recupero 1 minuto e mezzo, 2 minuti massimo, poi ovviamente lo gestite, potete aumentare poco poco o diminuire in base a come state, come vi sentite, e poi si passa alla prossima serie. Controllate ogni ripetizione, né troppo veloci né troppo lenti, poi ovviamente se volete aumentare la difficoltà potete andare anche a rallentare l'esecuzione. Durante i diamond push ups mantenete addome attivo, glutei stretti, non inarcate schiena, non fate compensazioni strane, particolari. L'attivazione è la cosa principale e poi dopo si pensa al numero di ripetizioni. Primi 2 esercizi andati, a buona attivazione, molto soddisfatto. Adesso andiamo proprio a martellare definitivamente sui tricipiti. Qui andiamo a fare almeno 4-5 serie. I recuperi sono sempre quelli, le ripetizioni sempre le stesse più o meno. Tra l'altro sono stato una decina di giorni male, quindi non so nemmeno fisicamente come sto messo. Credo di aver perso qualche chilo, però forse è meglio. Quindi adesso tricep extension a terra e andiamo a concludere la prima parte dell'allenamento, quindi quella sui tricipiti. Tricipiti andati, direi che per oggi ci possono stare. Non so adesso come stanno messi, che ultimamente non mi so allenare molto, quindi magari hanno perso un po' forma eccetera, però la sensazione è giusta, il pump ci sta, si sente tutto l'afflusso di sangue sul muscolozzo. Adesso seconda parte dell'allenamento, iniziamo con un solo esercizio per i biceps, insomma per i biceps, diciamo che li va a coinvolgere: chin ups,
E anche qui andiamo a fare 3-4 serie, sempre rega, ripetizioni e recuperi, più o meno sempre gli stessi. E poi dopo la parte finale, che è più specifica per i bicipiti, che a me piace parecchio, e poi vi spiego. Però intanto mo facciamo queste 3-4 serie di cinque. Adesso avremo bisogno di un po' di attrezzatura, degli anelli e degli elastici. Anelli bassi, andiamo ad eseguire un bicep curl a corpo libero, mettendo i piedi a terra e focalizzandoci solo sull'attivazione del bicipite, e subito dopo bicep curl con l'elastico. Qui 4-5 serie almeno, questa è la parte finale dell'allenamento, quindi ci andiamo a distruggere. Vi ricordo, se siete interessati sull'allenamento a corpo libero, quindi trazioni, dips, push-ups, tutti questi esercizi base, andrealarosa.it trovate i miei programmi di allenamento sulle basi, quindi sono adatti più o meno a tutti. Sofferto abbastanza, però è andata. Quante volte ripetere un allenamento del genere a settimana ovviamente cambia in base al livello della persona che lo va ad eseguire, quindi se state a un buon livello 2-3 volte massimo a settimana va bene un allenamento del genere, se non siete abituati una volta massimo 2 va più che bene. Niente ragazzi, direi che è tutto. Mo post workout veloce, mi sono portato protein shake, gusto cioccolato, una bomba, per aumentare l'introito di proteine giornaliero. E come al solito vi lascio il link in descrizione al sito se volete provare qualsiasi prodotto, quindi whey protein, burro d'arachidi, pre post workout, poi in base a cosa vi serve, anche solo se vi possono servire delle barrette proteiche o delle barrette energetiche, delle vitamine, le trovate sul sito, quindi il link sta in descrizione con il codice di sconto 15% su tutti i prodotti. Quindi se vi serve qualcosa dategli un'occhiata. Detto questo, ci vediamo presto. Mi raccomando, lasciate mi piace se avete gradito il video e condividetelo con i vostri amici.